Il periodo storico di cui si è occupata la classe quinta B della scuola primaria Alda Costa di Ferrara è quello precedente alla salita al potere delle famiglie Este, ed in particolare sulla parte relativa alle lotte tra le famiglie nobili che si sono contese il potere a Ferrara. Dopo aver presentato il progetto Monumenti Aperti, la classe ha affrontato un periodo di lettura e strutturazione dei materiali, andando alla ricerca delle prime informazioni su Ferrara. Ci si è resi subito conto che trattare solo una parte della storia sarebbe stato riduttivo e che, poiché la storia è il frutto delle azioni precedenti, avremmo dovuto informarci su cosa fosse successo prima. Individuato tutto il materiale necessario, è stato chiesto ad ogni bambino di approfondire il personaggio o l'evento che aveva suscitato maggiormente il suo interesse, per poi approfondirlo ed elaborarne una parte scritta. Grazie alla nostra formatrice Liliana Letterese, abbiamo cercato di studiare il miglior modo per esprimerci e così catturare l'attenzione dei futuri ascoltatori. Le informazioni raccolte sono servite alla realizzazione di un copione originale che, provato e riprovato in ogni parte, è stato poi registrato. Sono state effettuate prima una traccia audio per lo studio della recitazione e poi, finalmente, le riprese video che ora vedrete. La richiesta degli argomenti è stata tale da far nascere una domanda da parte dei bambini. E ora, maestra, continueremo la ricerca sulla storia di Ferrara? Questa domanda non pone dubbi, a mio avviso, sull'interesse generato dal progetto. Ciao a tutti, io sono Giorgia, frequento la classe quinta B della scuola da Costa di Ferrara. Oggi vi racconterò un pezzo della storia di Ferrara, dalle lotte tra i nobili ai primi estensi. Alcuni miei compagni saranno narratori, alcuni saranno giornalisti e alcuni personaggi ancora famosi. Adesso vi presento Nicolaus, dopo anni dalla costruzione della cattedrale di Ferrara, ritorna a vedere la sua opera. Nicolaus è stato il primo maestro medievale del quale si conosca una serie di opere firmate, almeno quattro: la cattedrale di Piacenza, la Sacra di San Michele in Val di Susa, la cattedrale di Ferrara e la basilica di San Zeno a Verona, che permettono di seguirne gli spostamenti attraverso l'Italia settentrionale, affiancato da collaboratori fedelissimi. Si dice anche che la formazione di Nicolaus avvenne all'interno dell'officina del suo maestro Guglielmo, oppure si pensa che il maestro più anziano nella cattedrale di Chiamuda. Nicolaus fu chiamato da Guglielmo II de' Larghi per la progettazione e la scultura della cattedrale di Ferrara. Della sua mano resta tutta la parte inferiore della facciata principale e in particolare il bassorilievo che raffigura San Giorgio. Fu anche autore della famosa Porta dei Pellegrini sul fianco della cattedrale. Vi presento Nicolaus. Nicolaus, scusi, un'intervista. Come si è trovato a Ferrara? Molto bene. Ho dato splendore a questa città, ma oggi sono un po' triste, perché le bellezze che ho rappresentato e che esprimono la mia fede sono ricoperte da un telo che ne oscura la bellezza. Già nel vederla da lontano, Nicolaus riconosce il capolavoro cui ha lavorato con tanta passione. Si ferma a distanza commosso. Le mie sculture di pietra parlano ancora, eppure non dicono una parola. Le cattedrali sono libri di pietra che possono essere letti anche da chi non sa leggere. Ecco la facciata, è il proprio, con le mie sculture, i miei figli. Me lo ricordo quel tempo. Ferrara viveva un momento di splendore e si arricchiva grazie ai traffici lungo il fiume. Il fiume passava proprio dove ora c'è via Riva Grande, ovvero Riva Grande. Sulla riva i mercanti avevano i loro magazzini e si installavano le loro merci lungo via delle volte. Le volte collegavano i magazzini dalle abitazioni e sono visibili ancora oggi in una delle strade più suggestive di Ferrara. La città cominciò così ad estendersi al nord del corso del Po e alla fine si arrivò alla decisione di costruire una nuova cattedrale nella zona nuova della città. Guglielmo, secondo degli Adelardi, me l'affidò l'incarico. La cattedrale fu inaugurata nel 1135 e allo stile romanico originale.
tipico della parte inferiore della facciata, si aggiunse con il tempo lo stile gotico della zona superiore. Si arrivò così a questa stupenda facciata con tre imponenti cuspidi. Sotto la lunetta di San Giorgio sono scolpiti nel marmo sette episodi della vita di Gesù. La prima fornella della lunetta del Duomo rappresenta l'incontro tra Maria che aspetta Gesù e la cugina del Spirito che aspetta suo figlio. Le altre fornelle è stato rappresentato la nascita di Gesù. I pastori che visitavano il bambino, i re magi che offrono doni, Gesù nel Tempio, la fuga in Egitto con l'asino, il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. Negli stipiti del portale puoi vedere in alto a destra l'Arcangelo Gabriele che annuncia la nascita di Gesù a Maria. Questi sono simboli, a volte la riunione di due nature, umana e fantastica. Una è simbolo dell'aspetto corporeo e spirituale nell'uomo. L'altra è simbolo dell'uomo che compie il male, come dire che in quel caso una parte dell'uomo si trasforma in bestia. Mentre Nicolaus ne mira fiero l'architettura, si avvicina e nota un giovane che piange. Inginocchiato sui gradini sotto la lunetta su cui è scolpito il San Giorgio che uccide il drago. Incuriosito, Nicolaus gli parla. Perché ti disperi? Dite voi, maestro. Ci conosciamo? Chi siete? Ero una ragazzina quando mi scegliste per fare da modella i vostri angeli di pietra che sul proprio. Quell'angelo adesso guarda il mio. Ma certo, ti riconosco. Eri una ragazzina, ti avevo scelto per il tuo viso che trasmetteva così tanta serenità. Ora però piangi, cos'è accaduto? Solo voi siete così straniera da sapere cosa sta accadendo in questa città e cosa sta creando la nostra rovina. Intendi la lotta tra i nobili per il potere? Credimi, non è caratteristica solo di Ferrara. A Ferrara, l'assenza di un dominio unico sulla città favorì le lotte tra famiglie, che caratterizzarono questo periodo prima di una nuova dominazione. Era il tempo di quelli che furono poi denominati Guelfi e Ghibellini, ossia i sostenitori del papato, contrapposti a quelli del Sacro Romano Impero. Le due famiglie contrapposte erano i Ghibellini Torelli, detti anche Salinguerra, nome che dice già tutto, e i Guelfi Adelardi e anche Marcaselli. Il conflitto divenne sempre più acceso finché Guglielmo II degli Adelardi fece la mossa decisiva per attirarsi i favori della popolazione. Offrì il denaro necessario alla costruzione della cattedrale, finalmente trasferita dalla punta di San Giorgio al centro della città e consacrata nel 1135. La costruzione del Duomo si deve a Guglielmo degli Adelardi, che la terminò nel 1135 dopo alcuni anni di lavori. Eccomi, sono Guglielmo II Adelardi. Ferrara, per essere importante, ha bisogno di una grande cattedrale in cui tutte le persone possono incontrarsi, pregare e chiedere perdono dei propri peccati. Le cattedrali, infatti nate nel XII secolo, insieme con l'ordinamento politico comunale, erano simbolo di volontà collettiva e appartenenza, erano un luogo di incontro e unione per tutti i cittadini. Farò di tutto perché Ferrara abbia la cattedrale più importante. Dovrà essere un libro aperto di pietra in cui leggere la storia di Gesù. La scultura più importante sarà quella di San Giorgio, che libera la città dal drago terrificante. Io sono San Giorgio. Ho sconfitto un drago ben più pericoloso, un prepotente che con la violenza mi voleva costringere a rinnegare ciò in cui credevo. Forse i ferraresi vedevano in me un leggendario cavaliere, uccisore dell'orribile drago, salvatore della principessa e della città, per la quale il mostro rappresentava una minaccia. Il protettore ideale di Ferrara, anch'essa sempre in mano al mostro delle alluvioni, delle rotte del Po, delle acque paludose e malsane. Sarà una lotta continua che Ferrara dovrà sostenere. Ma abbiate fiducia, io sarò sempre accanto a voi, vi darò coraggio e Ferrara rinascerà ogni volta. Io sono il fiume Po. Nasco da molto lontano, dal Monviso in Piemonte, attraverso molte regioni importanti, ma quando arrivo a Ferrara mi sento molto importante.
perché questa città ha portato ricchezza grazie al commercio fluviale. Le navi che passavano per Ferrara dovevano pagare un tributo alla città. Con questi denari, i signori di Ferrara hanno costruito casa e ampliato la città. E con voi Ferrara, la prima città moderna d'Europa, grazie al genio di Biagio Rossetti e la grandezza del duca Ercole, primo d'Este. Infatti, Ferrara avrà molti primati. Io sono Ferrara, antica città d'arte e di cultura. Qui si sono laureati molti personaggi famosi, tra cui Niccolò Copernico, nel 1503, il protagonista della rivoluzione astronomica, che mette il Sole al centro del sistema solare. Sono nata al tempo delle invasioni barbariche, come Castrum, un villaggio fortificato dai bizantini per impedire l'invasione dei Longobardi. Dopo molte lotte verso l'anno 1000, diventò dominio della potente famiglia di Canossa. Secondo la tradizione ferrarese, il castello di Tedaldo di Canossa venne costruito prima dell'XI secolo, da Tedaldo a ovest del Castrum. Il signore fece costruire il castello per difendersi dai nemici e dal fiume Po e dominare la città. Allora costruì e costruì, finché il castello non fu finito. Finalmente arrivò a mezzogiorno e le campane suonarono a festa. Tedaldo entrò nel castello e si affacciò alla finestra a guardare il tramonto. Benvenuti a questa edizione speciale del TG1. Oggi intervisteremo Matilde di Canossa. Eccole che arriva. Ciao, sono Matilde di Canossa. Ora ti farò alcune domande. Spiegaci chi sei. Sono una nobildonna dallo spirito guerriero. Ho voluto iniziare questa nuova guerra in nome di mio padre, Tedaldo di Canossa, da cui ho ereditato tutta la sua ricchezza. Che emozione hai provato quando hai saputo che dovevi iniziare una nuova guerra? Rabbia, perché i cittadini non volevano iniziare una nuova guerra, e felicità, perché avrei messo tutta la forza che avevo. Che emozione hai provato quando hai vinto? Ho provato felicità, perché finalmente i cittadini erano orgogliosi di me. Ultima domanda. Come ti sei sentita quando sei salita sul trono? Orgogliosa di me stessa, perché quello lì una volta era il trono di mio padre, Tedaldo di Canossa. Bene, ci vediamo alla prossima edizione. Buonasera a tutti. Per mettere fine alla lotta tra Guelfi e Ghibellini, l'ultima rappresentante della famiglia degli Anelandi promise in sposa la nipotina Marchesella al suo amico Sole Guardazzelli. Ma gli stessi la fanno rapire per poi farla sposare con un sorino d'Este. Io sono Marchesella e oggi sono contenta perché presto arriverà il giorno che mi sposerò. Andrò in carrozza nella casa del mio sposo. Mi siederò e aspetterò. Ma ho iniziato a sentirmi male. Ho provato ad alzarmi e sono caduta in un sonno profondo che non finirà mai. Infatti, Marchesella non potrà sposarsi perché morirà a soli 13 anni. Le sue proprietà passarono comunque ai stessi che vennero a stabilirsi a Ferrara per prendere il dominio. Ripresero così le ostilità tra Guelfi e Ghibellini, non essendo stata rispettata la volontà di Guglielmo III. Eccomi, io sono Rizzo I d'Este, sono stato il primo della mia famiglia ad arrivare a Ferrara. Ho riunito tutti i possedimenti, sia di mio padre che di mio nonno, e ho ricevuto molti ringraziamenti sia dal Papa che dall'Imperatore. Così sono stato diplomatico e sono riuscito a trarre beneficio per la mia città. Questa è l'epoca in cui possiamo iniziare a chiamare Ferrara la città in senso.